Studi di Cinerinosa, Maria Di Filippo presenta. C'è busta per te. Buonasera, buonasera, benvenuti nella edizione straordinaria di C'è busta per te. La storia che stasera andremo a raccontare è una storia d'amore, la storia di una donna, una signora anziana, che rincorre per tutta la vita un amore e il destino vuole che si separano dal luogo del loro incontro. Lei va a vivere a Dubai, lui ritorna dopo un lungo periodo di assenza dal luogo dell'incontro nel luogo dell'incontro. Chiamiamo la protagonista della storia la signora. Piacere, Maria, buonasera, come sta? Lei è la nostra protagonista della storia di questa sera, la Satana, credo si accomodi da quella parte. No, signora, no, signora, ha sbagliato divano, il divano è là. La storia della signora Tana parla di un amore, un amore che ha segnato tutta la vita della signora, un amore che l'ha presa in giovane età. Lei mi raccontava nell'incontro prima della trasmissione che aveva avuto diverse storie, diversi amori, tutti andati a buon fine. Però... Manzumba! In che senso, signora Tana, Manzumba? E beh, tutti a buon fine no, si vede, no? Certo, lei si riferisce alla storia di Giorgio Birichen, che è stato l'uomo, l'amore platonico della sua vita, che l'ha accolta nel cuore, e purtroppo stanno quasi per arrivare al dunque, e purtroppo Giorgio è dovuto andare via dall'isola di Linosa. Lei, per una serie di eventi vari nell'arco della sua vita, è stata costretta a trasferirsi dall'isola di Linosa a Dubai. Signora Tana? Si era un attimino appisolata. No! Allora, continuiamo. Vediamo se George Birkin è stato trovato e vediamo la consegna della busta di George Birkin. Ciao Maria, siamo a Linosa, dove abita Giorgio Birichen. Siamo venuti a consegnare la busta della Satana. Speriamo di trovarla. Oh! Eccoci qua, questo è il numero 52, la casa del nostro Giorgio. Andiamo a vedere se lo troviamo. Eccoci, siamo arrivati nella casa di George. Andiamo a vedere se lo troviamo, speriamo bene. È tutto
Ecco Maria, adesso andiamo a trovare il vero George. Ciao Maria, finalmente siamo arrivati nella casa del vero George, speriamo. Salve, sono la postina di Maria. Porta, attenzione. Allora signore, lei è George Brinkenny? Salve, le devo dare una busta, però prima le devo fare due domande. Le ha 82 anni? È bilingue? Sì. Allora è quello giusto. La pensione. C'è busta? Anche. Anche. Ah, c'è caffè? Caffè? Maria, forse arriviamo. Tiziana, il signor George Brinkenny ha accettato l'invito? Sì, Maria. Il signor George Brinkenny ha accettato l'invito. Maria, prego. Buonasera, signor George, come sta? Bene, bene. Lei è stato chiamato in questa trasmissione, c'è busta per te, è una trasmissione di mia ideazione. Le è stata consegnata una busta. Lei ha accettato la busta, non sa ancora chi è che le ha mandato questa busta. Da quest'altra parte, su quest'altro divano, c'è la signora che lei non so se conosce. La conosce? Io sinceramente pensavo che era la pensione, invece di andare alla televisione. No, non era la pensione, ma forse qualcosa di molto più valoroso di una pensione. La signora le ha inviato questa busta, la signora lei l'ha vista, può decidere se la signora può parlare o no, così può capire chi è la signora che le ha inviato questa busta. Il ricordo di mia! Il ricordo di me! Vai! Come no? Non può essere. Eravamo amanti. La signora sta ricordando i momenti del passato. Forse lei non ricorda, però facciamola continuare. Prego. Ci vedevamo sempre in campagna da mio padre. Ti ricordi? La mia parte in campagna. Forse lei può raccontare qualche particolare che lo può indurre a memoria gli eventi passati. Ti ricordi? Io spicco davvero nella sala. Però questa mia attitudine. Posso fare qualcosa per te? Avesse allergia pure io ogni tanto. Pure io ogni tanto. No, non so, non si ricorda. La signora Tana vuole raccontare qualcosa di particolare. Sì! Sì! Vediamo se riesce a raccontarsi. Ora lì sì che ti ricordi. Ora ti faccio vedere. Ti ricordi quando ero ad arrivare in campagna da casa del mio padre ad arrivare un dammuso? Arrivava il padre con la roba alla tanda e ti voleva sparare perché eri tu con mia, con sua figlia. Ma ricordi? Ricordi? Forse sta ricordando il signor Padre. Tana? Tana, sì! E allora in questo ricordo tra Tana e George Brinkenny possiamo farli abbracciare, prego! Tana! Prego, signora Tana, può abbracciare George? Sì, disse! Ha detto di sì! Guarda com'è contento, guardi! Prego, vi potete abbracciare! Vengo via, quanto tempo! Tana! Quando ho cercato Tana, io andare a vivere le cose per Tana!
Grazie Maria, grazie! Grazie Maria! Trovato mia moglie! Grazie Maria, grazie! Piacere! Grazie Maria! Grazie Maria! Aspettate, volete fare un ballo privato? Isso é no que dá, pegar e beijar a mulher dos outros. Que dá, pegar e beijar a mulher dos outros. Te busca por quê?